Don Giuseppe arriva a Favara nel 2013, a settembre del 2013, quindi siamo nel 2015, fine aprile, più di un anno e mezzo. Sì. Come si aspettava Favara e come l'ha trovata, Don Giuseppe? Innanzitutto, ecco, come me lo aspettavo, no? Perché non ho saputo solo qualche giorno prima di dover venire a Favara. Mm. Quindi, però sono venuto molto volentieri, e lo conoscevo parzialmente, però mi aspettavo di trovarlo un poco meglio di come l'ho trovato, perché specialmente ho trovato delle sacche di popolazione che vive un disagio molto profondo. Disagio di che tipo? Economico? Economico specialmente, ecco. E poi specialmente ho trovato anche tanta gente che oggi, ogni giorno fa veramente fatica ad andare avanti, e che bisogna dire che, poveretti, si muniscono ogni mattina di tanto coraggio per andare per avanti, arrivare alla fine la della giornata. Ecco. Infatti, diciamo così, Favara potrebbe contare circa 8.000 famiglie, sì, poco più, poco meno. 8.000 famiglie, di queste molte sono già sulla soglia della povertà, ma una sacca di queste è proprio, parliamo di miseria, sì, vero? C'è una buona sacca, sono sicuramente più di alcune centinaia di famiglie che vivono veramente nella miseria. Cosa vuol dire? Cosa si intende per miseria? Nella miseria significa che andando in casa non si trova niente. Mm. O si trovano anche situazioni, come ho detto anche in un'altra occasione, che forse nel 1950 già ci meravigliavano, e invece ancora sono presenti. Ci sono queste situazioni. Sì, case senza bagni o molto male accomodate. Cioè persone che davvero non riescono a mettere la pentola sul fuoco. Sì. E poi c'è una grande fascia di gente che ha perso lavoro, per cui magari questi ancora vivono, se avevano messo da parte qualche cosa, ma sono ormai all'osso pure loro, diciamo. I pochi risparmi che sono rimasti oramai. E poi dobbiamo tenere conto che una grandissima fetta, forse più del 50%, sono i pensionati. Sì. E che significa che non sono, ci sarà qualcuno che avrà qualche pensione discreta, ma la maggior parte sono la pensione sociale, quindi diciamo vivono nelle difficoltà. Io volevo fare una... mi veniva spontaneo però pensare a questo. In questi giorni grande interesse suscita il problema dell'immigrazione. Moltissimi che vengono qui nelle nostre coste, nelle coste siciliane, sono accuditi, sono assistiti, magari gli si dà un pasto, gli si dà una casa, gli si paga il vestito, gli si paga anche il cellulare, magari anche le sigarette, e questi vengono da fuori Italia. Mentre le persone che abitano a Favara, i favaresi, gli italiani, partiamo da questo, gli italiani, soprattutto le nostre persone, sono costretti a vivere con 256 euro magari. Penso che in questo momento si sta facendo fare una guerra ai poveri per confondere le idee. In che senso? Perché queste persone che vengono messe in dei centri, ma chi veramente ci specula sono tante volte chi gestisce questi centri, alle volte, perché a questi non arrivano quelle somme di cui si parla. Cioè a questi, agli immigrati. Agli immigrati non arriva, anche perché basta vedere come vivono e come... Forse qualcuno ci avrà il cellulare, cose, ma non è che poi ormai il cellulare sia un segno di, diciamo, di status, ricchezza, di status economico. Solo che cosa si cerca di fare? Che mettendo i poveri contro i poveri si confondono le idee, e tante volte io... Non si punta più l'obiettivo su chi veramente... E io dicevo questo in una mia riflessione, l'ho detto pubblicamente. A tante di questa gente si danno le briciole di pane e si dice: guardate che sono arrivate quelle si stanno prendendo le scorze di patate. E quindi la guerra è tra le briciole di pane e le scorze di patate. Invece bisogna pensare a chi gestisce. A chi mangia il caviale. Ecco. E poi pensare che tutta la disonestà, la corruzione è quella che bisogna combattere. E specialmente certi, diciamo, salari d'oro che bisogna abbassare. Non è questi che bisogna... Lei pensa che abbassando i salari comunque d'oro, gli stipendi d'oro di quel 20%, allora perché diciamo 20%, ci arriviamo anche a dirlo, riuscendo ad abbassare i soldi a chi veramente detiene il potere, si riesce a distribuirlo a tutti?
Ma dico, questo è necessario innanzitutto, anche perché dobbiamo diventare più essenziali. In questo momento ci sono gente che ancora, per i quali ancora la crisi non è arrivata. È arrivata per la maggioranza, ma per molta gente. Non per tutti. Per questi. Si parlava che il 20% della popolazione italiana ha nelle sue mani l'80% dei beni. L'80% della popolazione italiana ha il 20%. Quello che rimaneva. E cosa succede però? Che quelli che hanno il 20% pagano l'80% di tasse e quelli che hanno l'80% pagano il 20%. Cioè, qui è una ingiustizia palese. È una ingiustizia palese. E questo è stato, mi pare anche l'inizio della predica del 3 aprile, il venerdì santo, l'ultimo venerdì santo durante la spartenza è uso a Favara, durante appunto il momento della spartenza, la sera del venerdì santo, che l'arciprete faccia la sua omelia che poi ha avuto diversi strascici con delle critiche, magari accenneremo qualcosa. Addirittura nella sua omelia, quindi partendo da quello, arrivava a far notare come ci sono famiglie favaresi che, pur vivendo nell'indigenza, addirittura arrivano a farsi prestare i soldi per pagare le tasse, non per mangiare. Ecco, questo per esempio è una ingiustizia molto palese, perché fino a quando una persona si presta i soldi per mangiare, per i bisogni essenziali, si può capire. Ma che una persona debba farsi prestare dei soldi per pagare le tasse, questo è inconcepibile, che significa che gli viene tolto quello che è il diritto essenziale e naturale di ogni persona, cioè gli viene tolta la vita in pratica a queste persone. Noi il motivo perché abbiamo voluto noi avere l'arciprete di Favara, proprio perché è la persona che vive più a contatto con i problemi sociali della società, quindi della comunità di Favara, quindi chi più di lui in realtà davvero può misurare il polso, tasta il polso, anche perché è in unione con gli altri sacerdoti locali, e quindi che raccoglie e rappresenta tutta la situazione. Quindi questa è una situazione che è così a Favara, non sono dati inventati o stime, è proprio perché lo vive. Teniamo conto che più del 50% degli abitanti di Favara vuol dire quello della porta accanto a destra, sì, quella, se io non lo sono, a destra e a sinistra, sì, insomma. Cioè, più del 50% sono pensionati, e quando noi pensiamo alla pensione, la pensione è la maggior parte sociale, e queste persone già guadagnano pochissimo, sono intorno alle 500 euro. Io non per chi so ci arriva, ecco, per la pensione sociale. Ecco, 500 euro. Questi tante volte già anziani, quindi sappiamo che oltre che il cibo c'è da pagare medicine, molte di queste. Sì. Poi le tasse, io ho fatto questa riflessione, se pensiamo che per pagare l'acqua si paga 250 euro e l'immondizia 460, cioè quasi due mensili su 12 vengono solo, devono essere pagate solo per l'essenziale. E qui non c'è IMU, non c'è TASI, TARI. E poi tenendo conto che molte di questa, gente, sì, ma poi molte di questa gente, poveretta, fanno anche sacrifici per aiutare i figli e i nipoti che si trovano in situazioni ancora più disastrose delle loro. C'è da piangere. C'è veramente da piangere, ma dico, oltre che piangere, c'è specialmente da rimboccarsi le maniche, e tutti ci dobbiamo prendere la nostra responsabilità e dire: dobbiamo rivedere i nostri stili di vita. I nostri stili di vita sono sbagliati. Però qualcuno potrebbe dire, sì, è facile parlare per chi in realtà, mi scusi, ma non paga l'acqua, per chi non paga l'IMU. Mi riferisco alla Chiesa Cattolica. Questo era uno degli esempi, delle risposte che le venivano date. Ma veramente io ho trovato molta malafede in queste risposte. Quello che mi ha meravigliato, diciamo, e sorpreso, che specialmente sono gente che governano la città. E queste cose le dovrebbero sapere, perché la Chiesa paga l'IMU, non paga la Chiesa, ma tutte quelle che sono le proprietà, anche perché la Chiesa, la scuola e anche tante agenzie hanno questa facilitazione, perché sono a servizio del popolo. Per quello che riguarda l'acqua, le dico una cosa che fa ridere. Io come arciprete pago 6 prese di acqua. In che senso? 6 prese di acqua? A Favara parliamo. Io a Favara, io solo pago 6 prese di acqua, e tante volte magari, e ogni presa alimenta solo un piccolo gabinetto di un metro, insomma, e un rubinetto. Ma pago perché
c'è solo, cioè, per... paga come l'autolavaggio, va? Sì, pago completamente. Quindi, siccome qualcuno faceva anche la considerazione che se la Chiesa pagasse l'acqua probabilmente molti problemi sarebbero risolti, devo dire che pur pagandola i problemi non sono risolti. E allora forse bisogna vedere un poco come risolverli e trovare altre vie e altri cammini. Cosa bisognerebbe fare perché i privilegi non ci siano più? Allora, innanzitutto devo dire che il privilegio significa qualche cosa che è fuori dal normale, fuori dalla legge. Mm. Perché significa che ci si arroga dei diritti che non spettano. Quindi, sì. Perché ognuno quello che guadagna viene pagato per quello che guadagna. Quindi questo. Tante volte si sono fatte delle leggi per poter usufruire di delle somme diverse che oggi non si possono più permettere, perché uno non si può permettere il privilegio di fare certe spese quando c'è accanto a lui, nella casa sua, vicino a casa sua, un'altra persona che non ha manco da mangiare. Cioè, a un certo punto tutti gli uomini abbiamo la dignità, e come dignità intendiamo che almeno i diritti più elementari devono essere assicurati a tutti quanti. Quindi tutti dobbiamo fare un passo, non dico indietro, ma una presa di coscienza per dire che ogni uomo abbia la sua dignità e questa deve essere rispettata. In questi giorni stiamo assistendo a, non so se in seguito, cioè perché ha colpito la sua predica o per campagna elettorale o per qualche altro motivo, insomma da questi giorni stiamo vedendo che il sindaco, gli assessori, in ritardo, assolutamente in ritardo secondo un mio parere, e anche diversi consiglieri comunali attualmente a Favara hanno detto: ah no, io il gettone di presenza non lo percepisco più. Questo discorso arriva a un anno dalle elezioni, a meno di un anno. Vabbè, questo fa piacere, meglio tardi che mai, come si suol dire. Forse però bisognava farlo prima qualche cosa, e ancora bisogna fare dei passi maggiori per prendere più coscienza, e forse bisogna rinunciare ancora più che al semplice gettone di presenza. Cosa dovrebbero fare gli amministratori? Sì, prego, specialmente prego. Perché vedendo come la povera gente ormai è arrivata all'osso, non si possono continuare a chiedere a queste persone, ma bisogna proprio intervenire su chi ha più del necessario. Quindi levare a chi ha del... Non dico levare! Ma togliere dei privilegi, il superfluo, perché non, sì, superfluo, togliere il superfluo, perché tanti con quello che hanno possono vivere benissimo e si possono permettere anche ancora molto di più, diciamo, degli altri, anche se magari forse rinunciando per loro qualcosa di superfluo danno il necessario agli altri. Quindi, appunto, parafrasando proprio quello che dice la Bibbia, cioè non si tratta di mettere tutti nell'asterico, ma solo di togliere quello che è in più a qualcuno per darlo a chi ne ha davvero necessità. Ma io voglio dire una cosa che si trova in un padre della Chiesa, San Basilio Magno, che parlando ai cristiani del IV secolo, sì, di Costantinopoli, diceva: ricordati caro cristiano, ma io dico ricordati caro uomo, perché tutti abbiamo, diciamo, la nostra coscienza, che quel paio di scarpe in più che si trova all'angolo della tua casa sono le scarpe di colui che cammina scalzo per la strada, e quel vestito che si trova in più nel tuo armadio sono il vestito di chi va nudo per la strada. Questo, ecco, ce lo dobbiamo ricordare, perché tanti di noi abbiamo tanto di superfluo e continuiamo ad aggiungere il superfluo quando sappiamo che c'è gente che manca del necessario. Non è un amministratore, lei, ovviamente parliamo da uomini di fede, però se dovesse dare un consiglio a chi sta amministrando, abbiamo ancora un anno di amministrazione, cosa farebbe in considerazione di quello che in un anno e mezzo lei è riuscito a riscontrare, in solo un anno e mezzo? Come aiuterebbe la gente, gli amministratori? Io dico che innanzitutto bisogna evitare di aggiungere altre tasse. Bisognerebbe forse anche rivedere certe tasse inique, per esempio quella della immondizia, mm-hmm, e quella dell'acqua, la trovo troppo esose per le persone povere, e anche perché poi non corrisponde al servizio che si dovrebbe, perché se noi parliamo di
460 euro. E quando vediamo la città di Favara, cioè, dico, è veramente qualcosa, diciamo, che grida contro la giustizia, sarei dire. Cioè, io pago, ma almeno dice, datemi la strada. Almeno ci fosse, si vedesse quello che pago. Il corrispondente di quello che uno paga. Si paga tanto e non si ha niente. È lo stesso per l'acqua, diciamo. Non è possibile. Forse bisogna andare a vedere chi non paga l'acqua, chi non paga altro, e vedere di intervenire su questo. Quindi, come aiuto, è andate a scovare, insomma, gli evasori, e cerchiamo, diciamo, di abbassare le tasse, per tutti. Specialmente quello, diciamo, non facciamo, quando è così, aumentiamo a tutti, e come, no, bisogna andare a trovare chi non paga. Anche perché ultimamente invece sono state proprio elevate le tasse a tutti indistintamente, senza nemmeno considerare l'ISEE. Allora, e poi forse ci vuole anche un'organizzazione, rivedere il modo di organizzare anche la città, perché ormai è cambiata la situazione e non si può continuare a vivere come prima. Ci troviamo di fronte a una crisi e dobbiamo abbandonare certi stili che prima avevamo e che adesso non sono più adatti a questo tempo contingente. Quindi questo è il messaggio, cerchiamo tutti di renderci conto di dove viviamo e cosa stiamo facendo. Ma dico, specialmente, ecco, dobbiamo avere anche il coraggio di farci un esame di coscienza e dire: io posso fare qualcosa, la devo fare, e non è che tutto deve essere remunerato. Ci sono tante cose che li possiamo fare, specialmente quelli che stiamo bene, e mi ci metto pure io, perché io ho un piccolo salario. Io l'ho anche manifestato durante una omelia, quello che ho, però dico, vedendo famiglie che vivono quasi all'astrico, chi possiamo fare qualcosa, la dobbiamo fare. È un dovere di tutti aiutare gli altri, perché salvare gli altri significa salvare anche noi stessi. Don Giuseppe, la ringraziamo tantissimo di essere stato presente qui con noi. Grazie a voi che mi avete dato questa opportunità.